Grazie Loredana, è andata molto al di là di quello che noi speravamo. Ti ringrazio veramente per l'energia e per la, insomma, per la complessità anche delle cose che ci hai detto. A questo punto io chiamerei Emanuela Rea per la descrizione, ormai è una consuetudine, Emanuela che si occupa di comunicazione e quindi quella che alla fine costruisce anche tutto, ci presenta la stagione. Mentre arriva il microfono, vi ricordo che poi sotto ci stanno tutte le specifiche, perché ripartiamo con gli abbonamenti dal 4 al 9 novembre, c'è la prelazione, poi sotto avete sul Debian orari, e faccio notare che anche quest'anno abbiamo mantenuto la prevede, abbiamo mantenuto i prezzi come lo scorso anno, prezzi molto accessibili, perché poi è importante che la cultura sia accessibile anche materialmente. Grazie a te Manuela. Buonasera a tutti, cercherò di essere breve, però diciamo di darvi anche le informazioni, diciamo, sugli spettacoli che possano così incuriosirvi e farvi venire voglia naturalmente di seguirci a teatro. Allora, intanto una specifica, nel senso quest'anno gli spettacoli da 5 sono passati a 6, quindi è una stagione un pochino più corposa rispetto all'anno scorso. Inizieremo la stagione il 1 dicembre con un omaggio a uno dei cantautori più importanti della scena musicale italiana, Rino Gaetano, uno spettacolo concerto quindi molto divertente, perché avremo sul palco una band che quindi suonerà dal vivo, i brani saranno invece cantati da Marco Morandi, quindi figlio d'arte assolutamente, e mi fa piacere sottolineare che sia Mocisisti che Morandi fanno parte di un gruppo che si chiama Rino Minati, che è proprio un gruppo che si occupa proprio delle canzoni, quindi del repertorio di Rino Gaetano. Sul palco con loro Claudia Campagnola, che farà la parte un po' della gruppi, no? Sapete, queste fan che seguivano gruppi musicali, diciamo, non solo durante i concerti, ma un po', diciamo, nella vita di tutti i giorni, e questo ci aiuterà, diciamo, un po' a tracciare la vita, quindi la vita artistica appunto del cantautore. Proseguiamo il 19 gennaio con un grande classico ormai del teatro, con la firma di Arthur Miller, stiamo parlando di Uno sguardo dal ponte, il testo è del 1955, forse ricorderete anche la versione cinematografica con Raff Vallone. In questo caso abbiamo il protagonista già che lo dici così, però. Buongiorno a tutti quanti voi, sono Sebastiano Somma. Ci sei acceso quello, funziona solo la stagione. Un saluto al primo cittadino di Colleferro, dottor Saga. Buongiorno e grazie per aver voluto il mio spettacolo assieme ai suoi collaboratori, ovviamente. E grazie agli amici della TCL che promuovono cultura e teatro su tutto il territorio del Lazio. Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller è un testo straordinario, molto popolare, molto emozionante. Vi consiglio vivamente di venirlo a vedere. La regia di un bravissimo regista che si chiama Enrico Maria Damanna, e con me tanti attori, siamo 8 in scena, con Sara Ricci, Gaetano Amato e tanti altri. È una storia popolare, molto emozionante, molto interessante, perché parla della nostra Italia quando eravamo noi che emigravamo in America negli anni 50, ma è anche una bellissima storia d'amore. Quindi grandi sentimenti. Grazie ancora, ottima continuazione di conferenza e soprattutto evviva il teatro. Arrivederci, a presto. Bene. Penso di non dover aggiungere altro. Passiamo al prossimo spettacolo. Il 15 febbraio è una nuova produzione che deve ancora debuttare, debutterà a breve per il Roma Europa Festival a Roma, la nuova produzione di Ascanio Celestini, il narratore, diciamo, per eccellenza in Italia, che ha fatto proprio della narrazione la sua cifra stilistica, che è unica e inimitabile. La nuova produzione si intitola Barzellette e fa proprio riferimento appunto alla maniera di scrivere, di raccontare le barzellette.
c'è una storia, diciamo così, che fa da contorno. Ci troviamo in una stazione ferroviaria dove sono presenti solo due persone, e cioè il capo stazione e un becchino, che, perché stanno aspettando l'ultimo treno della notte che riporterà in questo piccolo paese la salma di appunto un concittadino partito all'estero per fare fortuna e ritorna, diciamo così, in patria, purtroppo non più vivo, ma diciamo ricco, e quindi ci saranno dei grandi funerali poi messi appunto, diciamo, dalla città. Questo, diciamo così, è il contorno, ma diciamo il capostazione, per passare il tempo, racconterà tutte queste storielle, barzellette che nell'arco di tutta la sua carriera appunto in stazione ha raccolto da tutti i viaggiatori che andavano e venivano per questa piccola città. Lo spettacolo appunto sarà il 15 febbraio. Il 23 febbraio avremo appunto la scomparsa di Majorana, come ci ha raccontato Loredana Cannata. Proseguiamo poi il 15 marzo con un altro spettacolo che debutterà questa stagione teatrale, due interpreti d'eccezione, parliamo di Enzo Vecchetti e Pino Quartullo, che firma anche la regia con un testo di Roberto Cavosi, si chiama Hollywood Burger. Una commedia molto divertente, diciamo, è ambientata in una mensa degli studios cinematografici, quindi siamo a Hollywood, dove si ritrovano appunto a questa mensa due attori, meglio, comparse, un po' così, diciamo, non proprio famose, anzi, hanno partecipato a film famosissimi, ma in situazioni o ruoli in cui nessuno li riconoscerà mai, perché magari truccati o travestiti o altro, e quindi raccontano dei fantomatici retroscena di film famosissimi e appunto raccontati da chi era dentro il film, ma in una situazione appunto così di contorno. E finiamo poi il 28 marzo con Maurizio Quarto, un Pirandello Pub. Anche questo spettacolo è una nuovissima produzione, stiamo parlando di un testo di Edoardo Erba, che vedrà in scena Gianluca Guidi e Gian Piero Ingrassia, che è proprio una storia, una coppia super rodata del teatro ormai italiano, hanno fatto tanti spettacoli insieme, da musical e non. Anche questa è una commedia molto divertente, perché abbiamo un regista che diciamo, è così alle prese con le prime prove di un testo di Pirandello, ma è un regista un po' insicuro, non sa molto bene, diciamo, come andare a costruire questa regia, e in teatro con lui un tecnico che, a dir la verità, non ha molta voglia di lavorare. Sarà proprio questo tecnico che cerca le soluzioni, diciamo così, più semplici, un po' per svignarsela, che alla fine costruirà, diciamo, questa regia di questo testo pirandelliano, appunto facendone un Pirandello Pub. Quindi anche in questo caso se ne vedremo delle belle sul palco. Grazie.